Buongiorno a tutti. Riguardo alla mia presentazione, volevo solo lasciarvi questo messaggio del mio percorso professionale. Sostanzialmente, io dopo la laurea con il Politecnico sono entrato nell'azienda dove tuttora lavoro e ho fatto un percorso di crescita professionale che mi ha portato fino alla direzione tecnica. Ecco, la cosa importante per quanto riguarda la giornata di oggi è che ho seguito fin dall'anno 2000 l'implementazione dei nuovi sistemi di progettazione. Quindi dal CAD tridimensionale al mondo PDM e alla gestione di tutto il processo di sviluppo prodotto e di tutti i dati accessori allo sviluppo prodotto, e quindi diciamo, porto con me un'esperienza degli ultimi 10-12 anni su questa tematica. Quindi oggi vi faccio una presentazione dell'azienda, dei prodotti che facciamo e delle caratteristiche peculiari che distinguono l'azienda e il suo successo. Vi do qualche indicazione di quali sono, di com'è l'area tecnica e di quali sono gli strumenti che utilizziamo, e poi alcune linee guida molto sintetiche di come vediamo noi lo sviluppo prodotto e delle problematiche che siamo costretti ad affrontare. Problematiche che stanno evolvendo e quindi ci portano a dover far evolvere anche i nostri strumenti. Rapida overview dell'azienda. L'azienda nasce nel 1952, la sede del headquarter è a Parma. Come proprio piccola azienda in un garage per produrre componentistica aerodinamica. Inizialmente, quindi, qualche pompa ingranaggio. Che alla fine aveva lo scopo di sostituire delle pompe presenti nei mezzi militari, quindi su mezzi post bellici, che non si trovavano più come pezzi di ricambio. Quindi nel dopoguerra è stato il tipico esempio di azienda che è nata sull'onda dello sviluppo del dopoguerra. Ad oggi quindi lo sviluppo però ci ha portato a essere una media azienda che è controllata da una holding dei fratelli Casappa. La holding che si chiama Firrel raggruppa 7 aziende di proprietà e 8 aziende partecipate. Questo è il chart della struttura societaria. Casappa è posseduta al 100%, ci sono altre aziende che sono in realtà le filiali in giro per il mondo. Casappa produce componenti aerodinamici, così come anche Icron, che è un'azienda sempre partecipata al 100% e produce filtri, mentre invece un'altra azienda che trovate in basso, Valvoil, che non è a Parma ma è a Reggio Emilia, è partecipata e produce sempre componentistica aerodinamica ma complementare alle nostre. Per darvi un'idea della nostra presenza geografica a livello mondiale, noi abbiamo l'headquarter a Parma, che è un headquarter produttivo. Poi abbiamo un'altra sede produttiva che è a Shanghai, che è nata nel 2007. Per il resto, i pallini blu che vedete in Francia, in Germania, in Corea, in Brasile, in India e negli Stati Uniti, sono tutti filiali commerciali. Per darvi un'idea della dimensione dell'azienda, Casappa ha fatturato l'anno scorso più di 100 milioni di euro e complessivamente con le consociate abbiamo superato i 240 milioni di euro di fatturato. Come numero di collaboratori, Casappa raggiunge circa 640-650 collaboratori in questo momento e con tutte le consociate arriviamo circa a 1.800 collaboratori. Per quanto riguarda il fatturato, il trend di fatturato, abbiamo previsto una crescita anche per quest'anno, crisi varie permettendo. Per quanto riguarda invece la distribuzione dal punto di vista geografico del fatturato, Casappa vende per la maggior parte in Europa e in Italia, ma ha un mercato crescente, in rapida crescita anche in Asia, e in Estremo Oriente e in Nord America, mentre invece Africa e Sud America sono residuali.
Dal punto di vista della segmentazione, del mercato, abbiamo che mentre circa un 30% sono distributori, quindi rivenditori, il resto, circa il 70%, si concentra la vendita nei veicoli industriali, come sblocco applicativo, nelle macchine da costruzione, nelle macchine agricole e nelle macchine da sollevamento e trasporto. Impianti fissi e macchine per la manutenzione del verde rimangono residuali. Adesso avete una rapidissima overview delle tipologie di prodotti, sono tipicamente dei prodotti non conosciuti per i non addetti, sono pompe in alto a sinistra, pompe ad ingranaggi con corpi in ghisa, in alto a destra pompe ad ingranaggi con corpi in alluminio, che possono essere anche motori, e in sotto invece trovate pompe sempre con tecnologie differenti, cioè pompe a pistoni, e possono essere sempre pompe o motori. In questo caso il prodotto è un po' più complesso, perché permette di avere delle regolazioni che nel caso delle pompe precedenti non ci sono. Ecco, alcuni esempi di applicazioni, così capite meglio dove questi prodotti vanno a finire, sono rappresentati in questa slide. Macchine da costruzione, vedete, tipici esempi sono mini e midi escavatori, pale caricatrice, skid steer loader, sono piccole mini pale, pompe per calcestruzzo, trivelle, carrelle elevatori, mentre macchine agricole possono essere caricatori telescopici, i cosiddetti telehandler, le desilatrici, gli avvolgi rotoballe, le decespugliatrici, i caricatori frontali o delle macchine forestali in genere. Mentre invece per quanto riguarda i veicoli industriali, che forse sono più noti ai più, ci sono le navicelle aeree, che tipicamente si vedono anche in città, gli scarrabili che portano i container per i rifiuti, le gru sui camion o i compattatori di rifiuti stessi. Tra le referenze, alcuni nomi che magari sono noti anche se non siete addentro al settore: Bobcat, Caterpillar, CNH, Dosan, Hyundai, Sany, che è un'azienda cinese che in questo momento sta crescendo moltissimo, ha lanciato la sfida a Caterpillar, Textron, Toro, Zumlion, sono tutti nomi molto noti all'interno del settore delle macchine da costruzione, per esempio, e che a volte vengono conosciuti anche dai non esperti. Per quanto riguarda le caratteristiche distintive della nostra azienda, noi siamo molto specializzati sui prodotti olodinamici e lì vogliamo rimanere, e in particolare sulle pompe e i motori. La nostra caratteristica è di avere una gamma di prodotti molto ampia, modulare, in grado di essere riconfigurata agevolmente per soddisfare le esigenze specifiche, e su questo tema c'è una forte correlazione con anche i problemi di progettazione e di sviluppo a prodotto. Il mercato è costituito, come abbiamo visto prima, da un equilibrio tra grandi costruttori, i cosiddetti OEM, e i distributori e rivenditori locali. Casapa è una delle poche aziende a livello mondiale a conduzione familiare e di dimensione media, in grado di fornire prodotti olodinamici di qualità massima, comprendendo un'ampia gamma di esigenze circuitali. È praticamente un classico esempio di multinazionale tascabile, quindi di dimensioni contenute, caratterizzata anche da un sito produttivo non italiano, quindi in Cina, e soprattutto la multinazionalità consiste nella catena di fornitura, quindi dei supplier globalizzati, quindi veramente estesi in ogni area geografica del mondo. Ha una storia, una immagine riconosciuta a livello mondiale tra gli specialisti del settore, ed è considerata una realtà facente parte dei leader del settore stesso, soprattutto per quanto riguarda i prodotti da tecnologia ingranaggi. C'è una grande cultura tecnologica e una propensione alla ricerca e innovazione,
ma soprattutto una grande attenzione al servizio e alla coprogettazione con i clienti. L'area tecnica. L'area tecnica attualmente è costituita da circa tra le 38 e 40 persone, 21 progettisti di progettazione, quindi l'area tecnica è divisa sostanzialmente in due macro aree, più c'è una terza area che vediamo in coda. La macroarea che noi chiamiamo progettazione è costituita da circa 21 progettisti e in quest'area noi facciamo proprio le modellizzazioni, cioè facciamo proprio lo sviluppo del prodotto che poi diventerà reale, facciamo i disegni bidimensionali e facciamo la distinta base e la gestione della distinta base stessa e anche la documentazione tecnica. Nella ricerca e sviluppo invece, che è l'altra macroarea, dove lavorano 14-15 tecnici, vengono fatte tutte le attività diciamo di staff alla progettazione spicciola, cioè calcoli e simulazioni approfondite, progetti di ricerca di più a medio termine anche con università ed enti di ricerca esterni, e soprattutto la sperimentazione dei prodotti, cioè c'è un'area sperimentale abbastanza attrezzata che si cura di fare degli approfondimenti, delle sperimentazioni e anche validare i prodotti stessi che vengono progettati in progettazione. Un'ultima area piccola, che però è stata sempre presente negli ultimi 12 anni nell'ufficio tecnico e quindi ci ha permesso di sviluppare tantissimi strumenti, è quella dell'informatica tecnica. In questo momento è costituita da circa 2 persone, ma storicamente è stata anche più nutrita. Sostanzialmente si occupa della gestione dei database tecnici, soprattutto del management del CAD, del sistema PLM, PDM, e in particolare, ed è questa la nostra caratteristica, della gestione della intranet aziendale. La stranezza nostra è che abbiamo una intranet che viene utilizzata da tutti gli utenti aziendali anche all'estero e che è nata nei primi anni 2000 è nata in ufficio tecnico. È nata in ufficio tecnico su nostra esigenza e su nostra promozione, inizialmente per cercare di avere uno strumento altamente fruibile per gestire i dati di prodotto, molto semplici, la configurazione, cioè la distinta base solo in visualizzazione, oppure i dati, le normative, gli standard tecnici o le reportistiche che venivano sviluppate all'interno del nostro ufficio. Poi nel tempo è cresciuta moltissimo, attualmente è uno strumento che ha un utilizzo molto esteso, l'ultima statistica porta a più di 2 milioni di pagine visitate all'anno mediamente, diciamo possono essere molti o pochi, dipende dalla dimensione aziendale, per il nostro tipo di dimensione comunque vuol dire che c'è un pacchetto, un nucleo di utilizzatori molto assidui e sostanzialmente ha fatto le veci di un sistema PLM in erba, cioè una cosa naturalmente che non aveva le pretese dei PLM più evoluti che adesso possono essere disponibili come tecnologie sul mercato, ma che è cresciuto nel tempo per soddisfare le esigenze, tutte le esigenze che nella pratica venivano nascendo e che sono molto parenti delle cose che avete visto anche nelle presentazioni precedenti. E per chiarire meglio vi do un overview di quello che è lo sviluppo prodotto visto così come visto da noi. Lo sviluppo prodotto ha due grossi compiti, che è quello di riuscire a gestire proprio la fase dello sviluppo dei nuovi prodotti, cioè quindi la prima diciamo freccia grossa azzurra che vedete in alto, che dagli input commerciali e dagli input del mercato deve digerire le informazioni in modo tale da sviluppare qualcosa di reale che
in molti casi è nuovo come concezione, in altri casi potrebbe essere solo una versione, un versionamento di qualcosa di esistente, ma che comunque rappresenta un codice nuovo, mai prodotto, con delle caratteristiche innovative. Ecco, questa è una fase che sovrintende diciamo, lo sviluppo prodotto, molto importante, ma non è solo l'unica. L'altra parte importante dello sviluppo prodotto è la manutenzione dei prodotti già realizzati in passato e quindi la forte integrazione e controllo delle informazioni che viaggiano sulla linea verde sotto che vedete, che sono le linee delle operation, cioè delle transazioni che normalmente avvengono in azienda per generare fatturato, cioè dall'ordine alla vendita e consegna. Questi prodotti qua, ahimè, non sono stabili nel tempo, ma devono continuamente essere modificati per riuscire a rimanere competitivi, perlomeno per riuscire a rimanere competitivi, oltre alle modifiche che richiedono i clienti. E al centro di questo disegno, abbastanza semplice, quindi diciamo la parte di sviluppo prodotto che sovrintende l'interazione con l'operation è quella che vedete più circolare, diciamo, quindi le modifiche che bisogna apportare ai prodotti per ottimizzazioni logistiche, modifiche normative, migliorie di progetto, ottimizzazione produttive di ingegnerizzazione, oppure migliorie o cambiamenti, e questo di solito ultimamente è una spinta molto forte nelle fonti di approvvigionamento. Al centro di questo disegno semplice, per un'azienda manifatturiera come la nostra, dove il prodotto è molto tecnico e quindi l'aspetto ingegneristico è cruciale, c'è la configurazione del prodotto, cioè tutto ruota intorno alla configurazione del prodotto. Abbiamo detto, visto prima, c'è il problema di riuscire a avere delle rappresentazioni del prodotto del CAD, la rappresentazione del prodotto più diciamo ingegneristiche o rappresentazioni di prodotto più produttive. Ecco, riuscire a fare convivere questi due ambienti in modo diciamo collaborativo e non slegato è cruciale per l'efficienza dell'azienda. Ci siamo quasi. Quindi io vi do gli ultimi messaggi. Le informazioni da gestire che abbiamo storicamente incontrate sono tantissime, le avete già sentite prima, le geometrie, le configurazioni, le visualizzazioni, lo stato di aggiornamento del prodotto, quindi gli indici di modifica, gli standard tecnici, i calcoli, le modifiche tecniche, ma soprattutto anche le logiche di priorizzazione delle attività, il processo di sviluppo vero e proprio e i ruoli dei progettisti, le logiche di profilazioni e con che diritti gli utenti vanno sulle informazioni. In azienda abbiamo sviluppato tanti strumenti che sovrintendono queste esigenze attraverso uno strumento poi legante, questa intranet, che permetteva di rendere visibili le informazioni anche fuori dall'ufficio tecnico già 5, 6, 7 anni fa con questo approccio. Poi dopo il mondo, come adesso ci siamo costruiti i nostri percorsi di processo di sviluppo prodotto, purtroppo rigidi, perché se gli strumenti non hanno una tecnologia sufficientemente flessibile, una volta che si va a cablare il processo dentro una tecnologia non flessibile, il processo rimane abbastanza imbrigliato in questa descrizione iniziale. E qua vedete degli esempi di strumenti, ma volevo lasciarvi con questi messaggi. Abbiamo attualmente delle nuove necessità. La specializzazione e personalizzazione dei prodotti fa aumentare di molto la molle delle informazioni accessorie allo sviluppo, cioè non solo la geometria, non solo la configurazione, ma tutto ciò che ci sta intorno, l'abbiamo visto anche prima, moltissimo. La globalizzazione è sempre più, elevata e la catena di fornitura o la produzione di stabilimenti fuori dallo stabilimento originario determina nuove necessità di flessibilità della configurazione. Io devo continuamente riconfigurare il prodotto o avere nuove viste di configurazione per riuscire a essere competitivo. Poi un'altra cosa, noi dobbiamo riuscire a continuamente rivedere le modalità operative interne per ridurre le inefficienze, abbracciando logiche lean di produzione, ma anche lean office,
Quindi io devo avere la possibilità di rivedere il prodotto in modo diverso dal passato e in modo rapido. Adesso avrei degli esempi da farvi, ma andiamo più veloci. Accelerare i tempi di sviluppo e renderli maggiormente sotto controllo, quindi avere dei deadline ben precise e rispettarle, è un'altra esigenza fortissima, ancora più che in passato. Sviluppare i prodotti in modo distribuito geograficamente, quindi avere dei centri di progettazione non più localizzati, ma anche all'estero, quindi superare i vincoli geografici, ma gestire la distribuzione delle informazioni anche con un'ottica della problematica importantissima, che è la proprietà industriale, la tutela, la riservatezza delle informazioni, è fondamentale. Fare un progetto e divulgare tutto il progetto a tutti i progettisti che possono collaborare al progetto è un'opera molto rischiosa, e quindi gestire questa cosa è fondamentale. Arriviamo quindi all'ultima slide. Per questi motivi, questi trend che vi ho descritto, non è più sufficiente l'utilizzo di una moltitudine di strumenti come vi ho descritto prima, in qualche modo nati con tecnologie non particolarmente evolute insomma messi insieme con raciocinio ma in modo non ottimizzato. È necessario creare un ambiente omogeneo, dove le informazioni sono archiviate in modo univoco, quindi non sono ridondanti, con possibili errori, e correlate fortemente col prodotto e facilmente recuperabili. È necessario far convivere in modo sinergico tutte queste attività legate alla descrizione delle informazioni di prodotto con i processi che sovrintendono le attività produttive, cioè i sistemi transazionali degli ERP. Per questo motivo CASAPA ha incominciato un percorso di implementazione del sistema PLM, che è sostanzialmente una rivisitazione, un'evoluzione degli attuali strumenti che vada a confluire in un ambiente unico, organico di gestione delle informazioni che vi ho descritto.